Siamo al Caffè Letterario Mario La Cava, siamo con Anna Rosa Macri, siamo veramente felici di averla qui con noi. Questo è il suo nuovo romanzo, bellissimo, Corpo Estraneo, edito da Rubbettino in una prestigiosa collana di narrativa che è Velvet. Quindi diciamo che è sicuramente una grandissima garanzia della bellezza, della scrittura, del contenuto e di tutto quello che troveranno i lettori in questo libro. Declinato un po' al femminile, ma che abbraccia secondo me delle tematiche veramente ampie che sono in questo caso davvero universali, che partono dall'interno per espandersi poi in mille sfaccettature, in mille problematiche, in una rara intensità emotiva, devo dire. Grazie, grazie mille, mi sembra veramente troppo. Comunque è semplicemente una storia ed è la storia di una donna, matura, diciamo così, che si chiama Bianca, che un po' assomiglia a chi l'ha scritto, ma sempre le protagoniste dei libri assomigliano ai loro autori, che a un certo punto scopre, come a tante donne accade, di avere probabilmente una malattia, di avere un corpo estraneo dentro di sé. Capita a tante donne, capita anche a lei. E questo è il pretesto per questa donna per andare un po' indietro nella sua esistenza, per cercare di capire tutte le volte che dentro di sé ha sentito questa sensazione di altri corpi estranei. E lei scopre che in fondo è lei stessa un corpo estraneo, è una che si trova sempre a disagio, che appunto è un po' straniera, è un po' straniata nella famiglia, qualche volta nel lavoro, nella società, nella Milano in cui va ad abitare essendo calabrese. Capisce lei di essere un corpo estraneo dunque, e capisce anche che insomma bisogna cominciare ad amare se stessi, ad amare la vita, per cercare appunto di superare questa situazione, che è una situazione esistenziale, che ha degli svantaggi pazzeschi, perché appunto ci si sente sempre un po' a disagio, un po' fuori, ma anche dei vantaggi grandissimi, che sono vantaggi di libertà. Cioè bisogna per Bianca e per tutte le donne essere molto dentro alle situazioni, alle storie che si vivono, ma in qualche maniera restarne un po' fuori, non farsi molto coinvolgere. E questo avviene soprattutto quando uno scrive, perché è questo che deve fare, entrare dentro le storie, ma per scrivere restarne fuori. Ovviamente per me, che di mestiere fa proprio non la scrittrice, perché è un termine che non mi piace, ma quella che scrive, sono una che scrive, la scrittura per me è una, come dire, una pratica quotidiana, fondamentale, terapeutica anche. È la maniera profonda e secondo me insostituibile di liberarmi di tutte le cose negative, ma anche positive, che ho dentro. C'è una frase molto bella che Bianca dice, la protagonista del libro, traendola da una poetessa tedesca che si chiama Caroline von der Goderode, e, che è questa: tutto quello che mi fa soffrire io lo partorirò. E siccome è una poetessa a pronunciare questa frase, vuol dire esattamente che tutto quello che la fa soffrire lei lo scrive, ed è quello che fa la protagonista di questo libro. Scrivendo lei si libera di tutti i corpi estranei che ha dentro. La scrittura è liberatoria, la scrittura è libertà, se le parole sono usate nel senso giusto, naturalmente, ma perché le parole possono essere anche molto schiavizzanti. Ma Bianca sa come usarle nel segno della libertà. Bianca è una specie di specchio delle altre donne, ma nelle altre donne rivede se stessa, capisce di se stessa confrontandosi con le altre donne. Quindi la storia di Bianca non potrebbe esserci se lei non avesse come punti di riferimento, come specchi e come pilastri della sua esistenza tante altre donne. Questo non vuol dire che lei non si innamori degli uomini, naturalmente. Infatti ci sono gli uomini, comunque hanno anche un ruolo. Meno presenti probabilmente, ma lei è una donna che si innamora degli uomini ovviamente, però le donne sono il punto di riferimento e sono proprio gli specchi che in una casa la fanno riconoscere.